Cominciamo allora. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Eccoci ancora qui, quindi ancora siamo sempre pronti. Quindi due cose anche rispetto agli ultimi avvenimenti che sono successi e le iniziative che avremo. Solamente due battute sulla festa che abbiamo appena concluso a Novi, una festa che è andata molto bene. E dal nostro punto di vista è andata bene anche rispetto allo spirito che è un po' animato questi due giorni. Noi abbiamo visto tanta gente, le famiglie, le donne, i bambini divertirsi, abbiamo visto proprio la serenità, una tranquillità di godersi questo parco che noi diciamo dal secondo anno che riportiamo in vita, un parco bellissimo che purtroppo l'amministrazione sembra dimenticarsene. Quindi la festa a noi è andata bene, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e speriamo appunto di farne tante di queste feste. Boh, io mi fermo qui sulla festa e passo invece a un punto della conferenza che dovremmo discutere. Come tutti sapete, il giorno 10 è previsto l'esproprio del cantiere di Arabimeli. Ora, gli ultimi avvenimenti sono successe delle cose molto, diciamo, spiacevoli del poco, però noi ci teniamo a ribadire la nostra posizione rispetto al nostro atteggiamento che rivendichiamo sempre alla luce del sole, lo comunichiamo prima. Noi il giorno 30 saremo al cantiere, 10. scusate, sì, sono 10, adesso pensavate, sono 10, saremo al cantiere e con le stesse modalità del 30, in forma chiaramente sempre tranquilla, volto scoperto, ormai le sapete le nostre modalità. E quindi vediamo cosa decideranno di fare, però è ovvio che poi ci sembra anche quantomeno poi difficile che riescano a dimostrare che, come hanno sostenuto due disonorevoli senatori, che noi siamo i facinorosi, perché è bene che si sappia cosa significa facinorosi. Perché appunto facinoroso significa persone atte ad azioni scellerate e violente. Ma su questo credo che abbia risposto molto bene Brunetti in un articolo rivolto a Borioli. Quindi noi ci auguriamo chiaramente che dall'altra parte ci sia un po' una presa di coscienza e che finalmente qualcuno si decida a dire basta a questi metodi. Un esproprio fatto con le modalità del 30, chiaramente le responsabilità ricadranno tutte su chi poi dovrà appunto prendere la decisione e di cosa fare. Perché è quantomeno strano che quando noi chiediamo ma chi ha dato l'ordine, ma chi ha deciso di fare in questa maniera, poi la risposta è sempre vaga e magari si va a dire ma è lo Stato. Ma insomma, ci sembra che qualcuno poi metta anche le firme su questi ordini, su queste dimostranze. Quindi il 30 noi saremo, il 10 noi saremo lì con le stesse modalità, io poi non mi dilungo e vediamo appunto cosa succede, vediamo appunto cosa succede e quindi adesso vediamo anche appunto dal punto di vista tecnico di fare un po' il punto sulla situazione degli espropri, a che punto sono. Quindi lascio appunto a te la parola di spiegare appunto l'esproprio come sta avvenendo. Ci conosciamo, quindi penso che non siano necessarie presentazioni. Io nel compito che ho all'interno dell'amministrazione di Serravalle, diciamo, cerco di monitorare tutto quello che avviene attorno alla questione del Terzo Valico, perché come gruppo consigliare abbiamo nel tempo preso posizioni precise su quest'opera e quindi continuiamo a lavorare in questo senso. Nello specifico degli espropri del 10 di settembre,
quello che riscontriamo per il comune di Saravalle è un po' un buco formale di applicazione della procedura che COCIV ha istituito per venire a capo di due casi, uno nel comune di Arquata e uno nel comune di Saravalle, di espropri che loro definiscono sommamente difficili, in quanto nel caso del terreno a Saravalle è mancato qualche mese fa il proprietario Sandro Bolgiani, che era parte del comitato contro il terzo valico di Saravalle, e quindi per entrare in possesso, per procedere all'esproprio, diciamo che hanno attuato una procedura che prevede l'esposizione per 20 giorni all'albo pretorio dell'atto che sostituisce in pratica la notifica fisica. Il problema è che ad Arquata l'iter è stato applicato correttamente e a Saravalle no, perché sino al 28 di agosto nella bacheca elettronica del comune non c'è stata la pubblicazione dell'esproprio. Il comune si giustifica dicendo che non ha mai ricevuto da COCIV la documentazione per cui l'11 doveva essere nella bacheca del comune il provvedimento. Per cui grossa parte di responsabilità sembra essere del COCIV, che ha lavorato in un modo verso il comune di Arquata e in un altro verso il comune di Saravalle. Quello che è più, se vogliamo, grave altrettanto, è che poi il comune di Saravalle, attraverso contatti telefonici col COCIV, abbia pubblicato poi in data 28 agosto il provvedimento. E quindi con ritardo e in un modo non corretto. Noi quello che abbiamo voluto denunciare con il comunicato che vi abbiamo inviato nei giorni scorsi è proprio questo modo di procedere, no? Questo fatto che comunque il coach telefona, fa attuare le cose oppure non scrive, insomma ci sembra che ci sia una gestione abbastanza con delle lacune, che in un progetto così con delle problematiche e dovrebbe essere invece preciso il più possibile. Quindi noi è una vicenda che, se vogliamo, va anche al di là del sì o no opera, sì o no terzo valico, ma è proprio una questione di applicazione corretta di iter burocratici, che poi sono forma ma sono anche sostanza. Se la forma ha un senso, deve averlo sempre, non solo quando ci riguarda, perché ci mandano le foglie di via quindi denunciamo un po' questo aspetto del fatto che la politica in tutta questa vicenda in pratica non entri mai con una posizione che è a tutela della popolazione, anche se la popolazione magari è minoranza, magari non ti rappresenta direttamente. Questo è un fatto grave che contribuisce, secondo noi, anche a un dissesto più generale di quello che è la forma di partecipazione, di coinvolgimento della popolazione. Per cui ribadiamo la nostra posizione rispetto all'opera e auspicheremo che anche le amministrazioni comunali la leggessero in un modo diverso rispetto a quanto stanno facendo adesso, perché essere a favore
gran parte dell'amministrazione del nostro territorio, delle amministrazioni in carica, sono a favore, non vuol dire che va tutto sempre bene e tutto deve essere accettato. Un minimo di applicazione critica di quello che avviene dovrebbe esserci. Questo è quello che ribadiremo anche nel prossimo Consiglio Comunale e ci teniamo a far passare, ecco, come messaggio. E sempre rimanendo su questo tema delle amministrazioni, io sono un'espropriata e a parte che per noi gli espropri non sono avvenuti, tanto è vero che non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, nessuno ci ha cercato, nessuno è riuscito a mettere piede sulle nostre proprietà, però noi non ci sentiamo proprio neanche tutelati da nessuna istituzione, perché sono successi episodi del tipo che questi personaggi di Cocil sono entrati nelle nostre proprietà, sono stati chiamati vigili, nello specifico vigili di Serravalle, e ci siamo sentiti rispondere ma forse se sono entrati è perché potevano, cioè neanche un minimo di tutela abbiamo, cioè un conto è se ti mandano la lettera d'esproprio e tentano di entrare, un conto se un giorno a caso entrano nella tua proprietà, picchettano, tu chiami le forze dell'ordine, addirittura abbiamo fatto delle denunce ai carabinieri, i carabinieri hanno cercato di fermare la cosa, di mediare, proprio ci sentiamo abbandonati totalmente. E comunque, ripeto, per noi gli espropri del 30 non sono stati fatti, a casa mia ci hanno spintonato, hanno picchiato, a quel punto entra, non sono entrati. Secondo noi lì, nello specifico, non sapevano neanche dove era l'esproprio perché hanno fotografato vari pezzi che non c'entravano niente quando il pezzo di esproprio era libero, quindi loro sarebbero potuti entrare tranquillamente. Noi siamo tre proprietari, eravamo in casa, nessuno ci ha contattato e ad oggi non abbiamo, benché loro, le voci dicono che per loro gli espropri sono stati fatti, non abbiamo ricevuto nessuna notifica, per cui insomma non ci sembra un modo corretto comunque di dire. Certo. A me non ha comunicato niente, per me il mio pezzo di terra è il mio punto. No, assolutamente. Allora, io guardate, vi dico due cose riguardo le giornate del 10, appunto. Allora, noi c'è già tutta la roba sul sito, abbiamo convocato tutti quelli che vogliono prendere parte appunto alla giornata del 10 per il 9 sera, quindi noi dal 9 abbiamo convocato e abbiamo allestiremo un campeggio per dare la possibilità anche a chi viene da fuori e vuole partecipare alla giornata del 10 di potersi fermare già lì dalla sera prima. Quindi appunto noi dal 9 saremo su al presidio e parte del nostro presidio verrà, cioè tenterà di espropriarla il 10. Noi appunto, quello che diceva già Rainiero, abbiamo dopo alcune discussioni anche in virtù di quello che è successo il 30 luglio abbiamo comunque deciso di bloccare gli espropri con le stesse modalità dell'altra volta, quindi faremo una serie di blocchi sulla strada per impedire appunto a Cocil di accedere ai terreni e di prendere possesso. Per quanto riguarda invece l'altra questione, quella del terreno di Sandro Bolgiani, noi abbiamo verificato con gli avvocati, con Elio, tutta la questione dell'iter burocratico che loro hanno messo in piedi per arrivare all'esproprio per arrivare a comunicare appunto l'esproprio del terreno di Sandro. Allora, da un punto di vista strettamente legale non ci sono i termini per cui loro possano fare l'esproprio il 10, sono totalmente nel torto da un punto di vista della legge. Ora, il problema nostro qual è? Che abbiamo già visto altre volte che di fronte al fatto delle diffide, di tutte queste cose, Cocil comunque diciamo se ne frega e opera e tenta comunque di eseguire l'esproprio. Quindi noi per la giornata del 10 abbiamo intenzione di essere presenti anche sul terreno di Sandro Bolgiani e dove sono successi i casini diciamo più grossi il 30 luglio, sempre nel bosco tra Serravalle
dove hanno sparato la sì, dove hanno sparato sì, la lacrimogene. Quindi noi la nostra intenzione è quella, ora i due espropri sono uno alle 9 e uno alle 10. Il presidio di Radimero dovrebbe essere espropriato alle 9, mentre il campo di Sandro alle 10. Quindi noi utilizzeremo le stesse modalità appunto del 30, quindi ci contrapporremo alle ore 9 all'esproprio del presidio e poi con le tempistiche che ci permetteranno anche loro, comunque ci divideremo e saremo anche sul terreno di Sandro per evitare che tentino di farlo anche non avendo gli strumenti legali per farlo. Sì. Solo per capire la modalità, si parla di esproprio, si parla di esproprio di terreno o anche di abitazioni? No, sono due terreni. Sì. Ecco, nel momento in cui voi vi contrapporrete all'entrata dei nessi, come si chiamano questi personaggi che comunque portano questi documenti di esproprio, con loro a chi dovrebbero consegnarli? Loro dovrebbero consegnare il verbale di esproprio all'interessato. Ma l'interessato quel giorno dovrebbe non essere nel campo, loro, ma essere nella sua abitazione. Sì. Potrebbe valere in termini legali la presentazione di questo esproprio direttamente nell'abitazione del proprietario anziché allocarsi? Allora, da un punto di vista di legge, quando si tratta di terreni non adiacenti all'abitazione, non vicini all'abitazione, la convocazione avviene, il proprietario è invitato ad arrivare sul terreno, ad essere sul terreno quell'ora. La procedura formale dovrebbe essere il coach entra nel terreno, verifica che ci sia o meno il proprietario. Se c'è il proprietario, gli consegna la lettera, il verbale di esproprio. Se il proprietario non c'è, l'esproprio è valido comunque, perché l'espropriato era stato convocato ma non è presente. Però tutto questo passaggio va fatto, cioè il signore del coach deve, di fronte ai testimoni, deve fare la chiamata pubblica. Potrebbe benissimo presentarsi e dire che il proprietario non era presente, sì, non c'era, noi l'abbiamo potuto dare. Però e attuano quindi quella procedura a cui facevi riferimento. Però deve fare la chiamata, cioè deve essere, diciamo, ci sono i due testimoni, ci siamo noi, deve fare questo passaggio, cioè deve dire che il signore tal dei tali è presente, sì, no. Boh. Ecco, sarà presente il proprietario in quel giorno? No. No, anche perché non parlavo di Bolgiani, mi riferivo ovviamente a Quarta. No, ma non, cioè, non è neanche, cioè, il nostro obiettivo è quello che Coach non deve accedere al terreno, nel momento in cui accede al terreno l'esproprio poi è fatto. Quello che è successo il 30 è che Coach non ha verificato la presenza del proprietario su nessun terreno e non ha preso accesso a nessun terreno, quindi questo stanno così le cose. Quindi noi la nostra idea è questa qua, quella che abbiamo detto per il 9 e 10, cioè evitare che Coach accede ai terreni, quello che abbiamo sempre fatto da due anni a questa parte. Se non accedono non possono. Se infatti il 30 hanno fatto delle fotografie da lontano, non dentro alle proprietà, da lontano. Noi, che valore hanno queste cose? Valore, noi, quello che dicevamo già l'altra volta, se poi Coci un domani inviasse a Martina la lettera di esproprio dicendo il 30 è venuto esproprio, noi a quel punto agiremo per vie legali per contrastare l'esproprio, si farà un ricorso, abbiamo già parlato con i nostri avvocati. Stando ad oggi però, tant'è che loro non hanno mandato niente, quindi stando ad oggi sono validi. Sì, anche nel 2012 avevano usato le stesse cose. Dico ancora una cosa, probabilmente già sapete, il 29 è uscita una bozza del decreto legge Sblocca Italia sulle grandi opere. Ora, del terzo valico è citato, ma non è proprio chiaro cosa fa. È incluso in un pacchetto di 10 opere, 1,1 miliardi per 10 opere. Ora, quello che dovevano finanziare era il terzo lotto. Il terzo lotto costerebbe 1,5 miliardi,
Ora, fonti ufficiose parlano di 200 milioni stanziati per il terzo lotto. Ora stiamo aspettando che esca l'ufficiale, il decreto legge ufficiale per verificare quali siano i fondi. Comunque, stando a questa cosa e sapendo che loro, dal loro cronoprogramma, ad oggi avrebbero già dovuto avviare i lavori del terzo lotto, sono indietro e non ce l'hanno neanche finanziato. Quindi questa è l'ennesima riprova del fatto che non ci sono neanche le coperture economiche per realizzare l'opera, e a fronte di questo ci chiediamo come si comporteranno il 10, cioè di fronte al fatto che il terzo lotto risulta non finanziato, che i lavori del primo e del secondo sono abbozzati solamente. Quello che chiediamo oggi è sapere qual è l'intenzione della politica di fronte a questa situazione, cioè se chiederanno ancora una volta l'intervento massiccio delle forze dell'ordine per portare avanti un percorso che pare a tutt'oggi ancora in fumoso. E sostanzialmente diciamo che il centro della conferenza stampa di oggi era relativo soprattutto alla questione del campo di Bolgiani, cioè rendere pubblico il fatto che da un punto di vista termini legali loro non sono nel giusto per fare l'esproprio, mentre quello del presidio è un'altra partita e come abbiamo detto ce la giochiamo come ce la siamo sempre giocata. Ma no, forse è giusto per precisare che la domanda che volevi fare te. La procedura dell'esproprio di cui non abbiamo assistito nel 2012, no? La prima fase che non ne ha fatto neanche uno. Ora, se per loro la procedura d'esproprio è valida facendo delle foto anche da distante, cioè è anche lampante, è come dire la conclusione. Se fosse questo un percorso valido, perché chiamare 200 poliziotti a fare tutta questa procedura? Passano di lì, fanno due foto, finita lì. Evidentemente, se si presentano per credo la terza volta nello stesso posto nel 2012 per spropriare, vuol dire che questa procedura di problemi. Ma voi cosa vi aspettate dalla reazione delle forze dell'ordine? È possibile che i poliziotti possano creare un cordone che costituisca un passaggio verso il terreno? In quel caso, con i manifestanti ai lati, il COCI potrebbe entrare, quindi questi personaggi che consegnano gli estropri, cui facevo riferimento prima, possono farlo, potrebbero in teoria farlo. Ma c'è l'intenzione, cioè infatti, per possono fare qualsiasi cosa. Per legale. Infatti, infatti COCI cosa ha fatto il 30? Ha detto, visto che con la procedura classica, normale, non riusciamo, chiamiamo... È bene puntualizzare questa cosa. Li mandiamo via, abbiamo libero l'accesso. A Gabri, ho capito niente io, ma il terreno, quando c'è stato il momento di scontro, no? Sulla strada, no? C'è la casetta, subito dopo la galleria, sì. Il prato non era quello così. Andando giù verso. Ma era libero, era lì. Voi eravate qua. Esatto. L'impressione che abbiamo avuto che loro non sapessero nemmeno cosa dovevano. No, perché a questo punto, cioè, è venuto il dubbio a me. Ho detto, non ho capito. No, forse l'avevo chiesto a qualcuno di voi, poi ho detto, probabilmente non ho capito, perché se questi vanno, cioè venivano verso di voi, verso la casetta, no? Però di là non c'era nessuno. Non sgombero. E non sono andati di là. Se tirano le carte al rovescio. Avete niente possibile un altro blocco delle strade, un po' come ha fatto a Pozzolo? Sono situazioni, la situazione è diversa soprattutto per quanto riguarda il presidio. Potrebbero bloccare le strade anche per questo motivo. Noi ci vediamo dalla sera prima, c'è il terreno a nostra disposizione, abbiamo un presidio che vive da più di un anno lì, quindi noi lì siamo a tutt'oggi a casa nostra, quindi lì siamo dalla sera prima per evitare appunto che il giorno dopo si presentino a fare l'esproprio. Questo punto che blocchino appunto, però come facciamo? Anche il 30 non ci aspettavamo tutto il blocco delle strade, le strade provinciali senz'altro no, perché tanto sono nel bosco e quindi sono gli esproprio di quella strada.
la vicenda del comportamento del comune di Serravalle comunque si aggancia anche un po' ai fatti del 30, nel senso che il 30 c'è stata quell'azione militare che ha bloccato le strade. Noi alla sera avevamo il consiglio comunale e abbiamo chiesto al sindaco se era stato informato di questa azione. Ovviamente il sindaco non ha dichiarato che non era stato informato e che non sapeva niente, pur essendo nel comitato uno dei tre sindaci che partecipa alla riunione del gruppo di contatto. Per cui quello è un ulteriore, diciamo, riprova che comunque le amministrazioni fanno un po' un gioco a rimpiattino, no? Cioè, sai le cose, dichiara che le sai e ammetti che magari potevi agire diversamente. Un'altra amministrazione magari sapendo di una cosa di quella portata poteva dare preventivamente un'informazione alla cittadinanza di un certo tipo, perché comunque c'erano persone che andavano a lavorare, c'erano anche persone che hanno subito dei disagi non per colpe direttamente imputabili al comitato, che non aveva occupato, perché sembrava che la strada avesse occupata i comitati, invece no, è l'esatto contrario. Se il sindaco per legge deve rappresentare tutti i cittadini, in una cosa del genere magari se era sul posto con tanto di fascia poteva anche contribuire a tenere le cose in una determinata situazione, essere, diciamo, garante rispetto a certi fenomeni. Cioè, non è che perché sei a favore, il tuo compito è quello di essere l'elemento di raccordo, di mediazione, di soluzione dei problemi, no? Quello che si mette il casco della polizia e va con la polizia, no, non perché la polizia fa il suo lavoro più o meno in modo marcato, però lo fa da un certo punto di vista, la politica dovrebbe fare un'altra mestiere. Possiamo interpretarlo come, e trasmetterlo a nostra volta, come un invito al sindaco di Serravalle a essere sul posto 10 o peggio altre cose? No, noi dagli sforzi del 2012, quando nel 2012 siamo stati davanti alle abitazioni di Libarna, auspicavamo che ci fosse anche l'amministrazione del territorio, perché comunque è un problema che riguarda il territorio, riguarda i cittadini, e quindi uno deve anche farsi carico di quello che succede e riuscire, a svolgere un lavoro di mediazione, no? Presenza e non di assenza, perché la politica non deve farsi vedere solo quando c'è le elezioni per prendere i voti, il quartiere della Libana, deve, a maggior ragione che li ha presi, magari deve farsi vedere anche adesso, che c'è il problema, perché sennò. L'ultima cosa, sto fine settimana ci sono due giorni di iniziative a Isoverde, sapete, come già ricordato l'altra volta, abbiamo anche tutto il versante ligure dei cantieri del Terzo Valico, e appunto ci sarà un'iniziativa convocata per sabato mattina in piazza Campo Morone, poi ci sarà una sorta di corteo con le macchine fino al cantiere di Cravasco, poi una cena tra l'altro organizzata dai novesi, e poi il giorno dopo ci sarà una pulizia del bosco intorno al cantiere per creare appunto un sentiero. Va bene, noi penso che parteciperemo in tanti come sempre, e basta, anche in previsione del 10, quindi. E se qua volete, cioè, se prendete, questo è il documento che ha fatto
Elio per come sarà Valle Futura sulla questione dell'espropriazione. Solo per sapere i nomi per la foto, così Eugenio Spinetti, Neto, sì. Martina Accorsi. Accorsi, con due C. Sì, chiaro. Di chiaro. Sì. Bene. Grazie.